Temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto da Natalia Minelli in studio. A 500 anni dalla Riforma protestante, l'autore e regista Cesare Lievi affronta la figura di Martin Lutero con lo spettacolo Il giorno di un Dio, che diventa anche una riflessione su temi attualissimi come teologia e libertà, fede e fanatismo, autorità e coscienza. Abbiamo il piacere di avere Cesare Lievi ai nostri microfoni. Lo spettacolo è nato perché il teatro di Klagenfurt mi invitò a fare uno spettacolo su Lutero. Il direttore disse la comunità luterana della Carinzia vuole festeggiare o vuole ricordare i 500 anni e in completa libertà chiede al teatro di fare qualche cosa. Tu sei completamente libero, se hai voglia fallo. Io subito ho chiesto, devo fare un dramma storico, e il direttore mi ha detto no, fai quello che vuoi. E allora mi sono risollevato perché un dramma storico non l'avrei fatto e ho scelto di fare questo spettacolo. E ho guardato Lutero dall'oggi, cioè l'idea è che cosa è rimasto di Lutero in noi, sia che noi siamo cattolici o luterani o atei o laici, eccetera. Che cosa è di questo evento che è rimasto in noi? Quindi Lutero è visto tutto dal presente, cioè chiaramente una prospettiva del genere mi ha posto subito un problema, e il problema era che molto probabilmente il pubblico forse non sapeva o sapeva molto poco di Lutero. Da qui sono stati inseriti alcuni prologhi che si ripetono continuamente nello spettacolo, che danno informazione in maniera chiaramente gioiosa, sono degli attori un po' così sbrindellati, un po' stralunati, che vogliono ricordare Lutero, perché così gli ha detto il direttore, ma loro sanno poco di Lutero. Però informandosi, dialogando tra di loro, cercando magari anche su Google, riescono a dare al pubblico delle informazioni. Queste informazioni servono per capire, per enucleare alcuni temi che a mio avviso sono ancora vivi nel nostro presente. E questi temi sono il rapporto Padre Celeste e uomo. Lutero stabilisce un nuovo rapporto con il Padre Celeste, che in qualche modo mima un po' il rapporto tra figlio e padre, il tema della parola di Dio, parola scritta, quindi una parola che è lì da leggere e da interpretare, il problema quindi dell'interpretazione e il problema di chi decide l'interpretazione, la facilità della nascita dell'intolleranza, del fanatismo e contemporaneamente anche la necessità della nascita della tolleranza. Lei tutta questa storia che è successa in una determinata epoca la incornicia mettendo avanti a tutto degli scimmioni che cercano di salire delle scale e poi si finisce in un post tutto in cui i libri sono diventati dei frammenti e in cui riesce fuori il discorso sul libro scritto. Sì, perché tutta la vicenda di Lutero viene un po' inserita nella vicenda dell'umanità. Cioè, l'umanità ha sempre sentito l'anelito verso l'alto, anzi si dice appunto che l'uomo abbia cominciato ad essere uomo quando ha cominciato a guardare in alto, a sentire insomma l'odore della trascendenza in qualche modo. E poi chiaramente questa storia dettata o guidata dall'odore della trascendenza è una storia molto lunga che a un certo punto in Lutero si focalizza attorno alla parola scritta. La parola scritta è la mediazione tra Dio e l'uomo, e certamente Lutero è stato nella cosiddetta civiltà della parola scritta, che è una civiltà che non c'è da molto, insomma, da qualche millennio. Io credo che Lutero sia stato uno dei punti, se non più alto, ma certamente punti dove la parola scritta ha giocato un ruolo molto molto importante, quindi il libro. Non dobbiamo anche dimenticare che senza l'invenzione della stampa la vicenda di Lutero non sarebbe stata così forse come è stata. Un'altra cosa che secondo me viene fuori anche dalla semplice giusta posizione di questi temi che lei ha fatto, che lei ha composto, è anche quello della messa in discussione del principio d'autorità. Il rapporto padre-figlio è sempre la messa in discussione del principio d'autorità e poi l'autorevolezza, il padre giusto, l'uscita di scena dell'attore che rappresenta il padre. Allora, il principio d'autorità lei mi insegna che parte da lontano la messa in discussione. Lutero, Rivoluzione Francese, 68, e siamo nel 2018 che lo va a celebrare. È anche uno dei temi dello spettacolo. Sì, è questo, sì, certo, è il problema dell'autorità.
anche oggi cos'è l'autorità, nel senso cosa significa essere padri, come ci si rapporta all'autorità. Io ho cercato tra l'altro lì di focalizzarlo in tre scene da teatro borghese, insomma, creando questa piccola vicenda tra la madre, il figlio e il padre che è morto e con il quale il figlio deve fare i conti.